Allora, io ti starò la sola, però ci ho scritto un articolo, per cui più o meno parlerò, no? Quindi questa qui è quello che dice opera, gli operini vanno veloci della luce, e questo qui, forse avete sentito, è il secondo risultato presentato qualche giorno fa. Cioè, questa volta, invece di mandare un fascio di neutrini di durata lunga, hanno mandato un fascio di neutrini di durata molto minore del ritardo che sarebbe 60 nanosecondi, perché l'interpretazione dei dati è più semplice, dovrebbe venire questo, però un ritardo consistente per i risultati, per cui insomma... Ci continuano a fare lo stesso sbaglio. Magari no. Continuate a fare un altro sbaglio che non era nella statistica della ricerca. Allora, prima di tutto, riassunto di dati sperimentali. Ci sono tre esperimenti tipo opera. Uno di opera che prova questo risultato ed è più preciso. Il secondo è un esperimento analogo americano che è moltissimo meno preciso, non si capisce perché, motivi di cavi, e trova un risultato che pure è maggiore di zero ma anche consistente con zero. Questo altro esperimento è fatto a limiti di energia circa 3 Gb, opera a due risultati a energie 10 e 40 Gb. Non sapete cosa non serve, non sai farci. Poi c'è un esperimento preistorico, fatto molto più furbo, ma nel 76, che sarebbero tutti questi punti qua, che sono tutti consistenti con zero, ma con errori abbastanza grandi da essere consistenti con tutto. In via di principio è possibile ripetere questo esperimento meglio e vedere che viene. Ok, e quindi questi qui sono gli esperimenti di opera. In più c'è questo, supernova dell'87. Che roba è? Nell'87 sono successe due cose. Una che i giapponesi fortunati hanno acceso un esperimento chiamato Kamekande. Due che subito dopo è arrivata una supernova. Ma intanto per dire c'è un esperimento analogo italiano chiamato LVD che è da 20 anni che aspetta. Non è più arrivato niente. Ok, quindi sono esperimenti che vedono neutrini. Allora questi esperimenti non iniziavano e ci sono tre esperimenti che hanno visto i neutrini di questa supernova. Non li hanno visti pochi, però li hanno visti. Allora, sono neutrini di energia molto più bassa, per cui in questo grafico sono messi a energia bassa, e quello che si osserva è che di questa ventina di neutrini sono arrivati tutti entro 12 secondi e sono partiti 168.000 anni fa. Quindi il risultato, la differenza tra le velocità dei neutrini a energie diverse deve essere consistente con zero entro 10 alla 12. E quindi in questo grafico, eccolo qua. Ok, cioè ci sarebbe un effetto di 10 alla meno 5 a queste energie misurato con le neutrini che viaggiano nella materia, niente a energie più basse. E più, no, della supernova hanno visto anche la luce. La luce è arrivata 4 ore dopo in accordo con il modello delle supernove, e questo qui pone un limite sulla differenza tra la velocità dei neutrini e quella della luce, che è forte ma non troppo. L'ultimo esperimento direttamente rilevante sono le oscillazioni di neutrini, che sono robe osservate negli ultimi 10 anni. No, i neutrini, come sapete, hanno un flavor, e se non lo sapete fidatevi, sono descritti da una hamiltoniana che li fa oscillare, e se ci fossero differenze di velocità fra i diversi
diversi neutrini, le oscillazioni andrebbero capute. Ok? Cioè è immediato vedere che se due neutrini hanno proprietà tra di loro diverse, maggiori di 10 alla meno 20 non oscillano più. Quindi in conclusione, noi, se un neutrino oscilla, oscillano tutti. Cioè, questo delta C diventa una matrice 3x3 di tre tipi di neutrini e deve essere la matrice 1, se è diverso da 0. Ok, dopo i dati aggiungiamo questa cosa. Esperimenti sugli elettroni, di questo più o meno ne ha parlato già Damiano. I dati sugli elettroni sono molto più precisi e più o meno di questo. Elettroni e fotoni vanno a stessa velocità di 10^-14 e gli esperimenti, le osservazioni sono fatte a varie energie. Uno degli esperimenti più puliti e a energie più vicine a quelle di opera è l'acceleratore Lepke, che ha accelerato elettroni fino a un fattore di Lorentz di 1 milione, più o meno. Dopodiché, noi, come si sa, gli elettroni che girano vettono fotoni, l'effetto cresce con un fattore di Lorentz alla quarta. Questo effetto qui, no, che all'epoca era una rottura di scatole, è stato misurato con precisione, per cui è stato messo questo limite. Allora, dopo gli esperimenti, quello che vorrebbe essere teoria, ma in realtà il primo problema è come infilare un effetto di 10^-5 in mezzo a vincoli di 10^-14, per cui diventa un modo critico, e poi noi ovviamente tutti ci provano e l'argomento appassiona moltissimo i cosiddetti crackpot, che spero non conoscete mai. In particolare, che ne so, c'è roba di fantasia, no? Se uno vi parla di spinori di Majorana immaginari, però attenzione che magari ha sbagliato lettera. Allora, teoria che c'è da dire, quindi vabbè, non sapete, a livello fondamentale potrebbe essere una roba fenomenale, io so, l'esperimento CERN al Gran Sasso, lì superato il sistema di riferimento, sarebbe dal Gran Sasso a CERN, cioè una roba che profonde idee. Comunque, ok, io non parlo di questo, sino per dire che sarebbe un effetto così sensazionale che in fisica strana, a cui uno non ha pensato che potrebbe dare un effetto del genere, non c'è. Se sta roba è vera, è assurda, non esistono spiegazioni con cui può essere recuperata all'interno delle teorie standard. Allora, una possibilità è che gli sperimentali non sanno leggere orologi entro 60 nanosecondi, insomma nessuno può dire niente, perché cosa hanno fatto lo sanno solo loro. Una possibilità è che gli sperimentali non sappiano la relatività generale, che potrebbe dare effetti del genere, però vediamo, sono piccolissimi, non c'entra niente con l'opera. Ok, quindi quello che discuto è com'è possibile che un tale effetto gigantesco possa esistere soltanto in opera e non in altri esperimenti. Ci sono due possibili idee. Una la menziono, ma non ne so nulla. L'idea è questa, l'effetto potrebbe essere presente soltanto nella materia. Come abbiamo visto, questo vincolo viene da neutrini che camminano nel vuoto. Provare a costruire prove del genere, non l'ho fatto, mi sembra così possibile che non c'è neanche provato, ma in realtà non lo so. Altra possibilità e provare a inventare idee che l'effetto sia presente soltanto nei neutrini. Allora, quindi, cos'è che serve per spiegare questa roba? La cosa è una prova di delta C che aumenta come una quarta potenza dell'energia, e vedo subito che non funziona. Le
perché se la potenza è troppo piccola ti frega la supernova. Cioè la supernova è quella che guarda. Diventa forte la bassa energia, per cui serve che l'effetto, se c'è, aumenti moltissimo quell'energia. Se però aumenta troppo, ti fregano questi altri esperimenti, l'effetto di energia al cubo andrebbe così ed è escluso. Questa roba è storica. Ok, quindi legge a potenza? No. Serve una potenza che cambia da qualche parte in mezzo a quelle energie, cioè vuol dire che servono nuove particelle che hanno massa più o meno da quella parte. Ad esempio, una roba del genere andrebbe bene. Energia al cubo, energia bassa e costante dopo. Allora, che la sede chi se ne frega, no, ho scritto un lavoro dove in 30 anni di teorie con i nodi destri è possibile fittare tutti gli altri in una maniera del genere. Però, beh, non voglio parlare dei dettagli di questa roba, perché ci sono tre problemi grossi come tre case in tutti i tentativi di spiegare quest'opera. Uno, anche gli elettroni violerebbero Lorentz. Due, i neutrini non arriverebbero al gran sasso con l'energia con cui arrivano. Tre, non partirebbero nemmeno. Uno. Allora, come diceva Damiano, i neutrini e gli elettroni in realtà sono particelle che fra di loro interagiscono, cioè sono un doppietto delle interazioni deboli, che vuol dire che esiste un'interazione elettrone, neutrino in una particella chiamata V doppio, e questa interazione è stata osservata e misurata con tre decimali. Ma non c'è dubbio che esiste. In meccanica quantistica, questo qui vuol dire che un neutrino a volte può diventare uno stato virtuale, considerate. Poi in meccanica quantistica vuol dire che un vettore, cioè un elettrone, a volte può diventare uno stato virtuale, neutrino, un doppio. Cioè c'è un effetto calcolabile che dice se il neutrino fa casini, mi fa anche gli elettroni. E più o meno la formula è questa. Ma scusa, ma il casino che fa il neutrino non potrebbe essere compensato da un casino uguale che fa quel W doppio? Perché quello è un W doppio virtuale. Non si guarda niente, perché gli elettroni producono un W doppio. No, ci vuole. Quindi esiste un effetto calcolabile. Se il neutrino ha un delta G, anche nel modello più diabolico possibile, in cui cerca di nascondere l'effetto dall'elettrone, l'effetto che rinasce per via di effetti quantistici, l'effetto lo stimi, è l'ordine del genere, cioè quattro ordini di grandezza sopra il limite misurato. Perché in qualunque diavoleria uno possa immaginare, uno viene fregato dalla meccanica quantistica. Secondo problema, i neutrini perderebbero energia. Allora, più o meno l'argomento è questo. Questo qui, per chi sa la relatività, questo qui è il quadro di momento al quadrato del neutrino, energia quadra nel momento quadro. Se C invece di essere 1 diverso da 1, questo qui no, è che farebbe 0, non fa più 0, cioè un po' è come se un neutrino avesse massa. No, per gli studenti piccolini, no, quando crescerete vedrete che C vale 1. Ok? Cioè andare più veloce della luce da un punto
punto di vista cinematico è un po' come avere una massa fatta così, energia per la luce in delta G. Quindi se questa scala massa che più la Lorentz è maggiore della massa di due elettroni, cioè ha energie maggiori di questo qua, come in effetti sono, il neutrino decadrebbe in un altro neutrino che due elettroni, uno può calcolare la rete di decadimento, e questo strano effetto è una roba che sapete, è esattamente quello che succede quando mettete un elettrone in un materiale e l'elettrone è più veloce della luce di quel materiale, si chiama effetto Chernoff. Qui l'elettromagnetico, se mi interessa le deboli, ma il principio è esattamente lo stesso. Quindi uno può calcolare quanto deve mettere, qua bla bla, il neutrino prenderebbe energia, bla bla bla, dopo 730 km, arriverete con meno di 30 CF e purtroppo si opera che è un altro esperimento al gran sasso, ma non si fa così con più di 30 CF. Quindi, prova 3, i neutrini non sarebbero nemmeno veloci, perché come detto, il delta C è un po' come una massa. Com'è che i neutrini vengono prodotti? Al CERN c'è un fascio di protoni mandati a sbattere sul materiale che produce una marea di sozzate particelle adroniche che recavano i pioni, così fanno le adroni, e i pioni poi recavano i neutrini e una particella di carbone, per cui se il neutrino di Lorentz è a massa maggiore di zero non decade più. Pione non decade, il neutrino non viene prodotto. Uno ci mette un'ora e crede che sarebbe impossibile produrre neutrini con più di 5 GeV. Ma c'è la sparazzi? Allora, quindi, un possibile atteggiamento saggio è fare qualcos'altro. Allora, uno può provare a vedere se questi tre problemi giganteschi possono essere risolti. Uno è una nuova idea di Juventus Parma del 98, quando il Parma segnò un gol d'attacco destra, roba stranissima, e l'arbitro giustamente lo annullò. Quello che si chiama fallo di confusione, cioè inventare una cosa così complicata che nessuno mi dice niente. Allora, si può dimostrare, o almeno credo che la dimostrazione sia giusta, che pur inventando la più complicata possibile relazione di dispersione, non funzionerà mai. Questi tre effetti qua, c'è sempre. Ok, la seconda roba è invece una roba aulica, che però forse non significa nulla. C'è gente che parla di relatività deformata, e io mi ricordo a capire che roba sia. Cioè, l'idea è che la relazione di dispersione non è più P quadro meno P quadro uguale a M quadro, cioè è cambiata in qualcosa che deve essere scritto così. Però di nascosto questo affare qui ha un'altra simmetria simile alla relatività che c'è ma non è la relatività. Per cui insomma, le particelle potrebbero andare a energia diversa, ma ci sarebbe di nascosto un'altra simmetria. La gente che fa questa roba qui, io sa che non ha mai prodotto niente di a mio livello, perché il problema è che insomma finché è P quadro meno P quadro uguale costante, la simmetria è chiara, più o meno insomma una sfera, una forma quadrata. Gruppo di Lorentz SO3-1, se questo qui diventa un troiaio, non ha nessuna simmetria evidente, ma
un'idea di che stiamo facendo, ma di sicuro se sta roba funzionasse vorrebbe dire che viene modificata la legge di conservazione dell'energia. E insomma, finché lo sognano la scalinante va bene, parlo all'energia osservando di dubito che possa funzionare. Quindi in sostanza io non vedo nessuna idea che possa funzionare, ma neanche ci provo perché sarebbe possibile. Quindi riassunto, apparentemente ci sono tre grosse contraddizioni, ciascuna delle quali sembra indicare che esiste un limite o delle cose più forte di quello dell'esperimento. Cioè, insomma, come dire, il segnale giusto del delta C non è uno prima che arriva prima, ma uno prima che perde l'energia. Però non lo perde, quindi down. Naturalmente la fisica è la scienza sperimentale, e poi se un altro esperimento desse ragione a opera, io mi servisco, tanto inizio a pensare solo. Ok, nessuna conclusione. Grazie.